Intanto ben arrivati, buonasera a tutti, intanto accogliamo le due super ospiti femminili di oggi, abbiamo la signora Augusta Tommasini Funziona più e la signora Maria Luisa Zanini. Entrambe hanno fatto un viaggio abbastanza impegnativo. E in più con me, io mi presento, di solito è una cosa che mi dimentico è di presentarmi, sono Anna Maria Pecoraro e accanto in questo supporto anche di intervista, recensione, viaggio attraverso i loro libri poetici, abbiamo Lorenzo Spurio, scrittore e critico letterario, anche lui marchigiano. Quindi diciamo oggi io parto 3 a 1, sono in netto svantaggio. La prima volta, sì, perché di solito sono sempre io in vantaggio con le persone toscane, però adesso diciamo combatto, sono fatti in corner, no? Sono messa all'angolo, però abbiamo... La mano lì, sì, perché abbiamo anche il signor professor Giancarlo Guerri che rappresenta la sezione degli ipovedenti di Firenze. E poi spiegheremo perché, perché anche gli ipovedenti fanno parte, anche se Augusta ha comunque questo sorriso bello, grande, che illumina tutta la stanza e ha portato anche il sole, perché oggi a Firenze c'erano un po' di nuvole. E appena arrivata a lei nel viaggio in macchina ha detto: guarda, sono arrivata io e il sole è spuntato. E nemmeno Maria Luisa si immaginava che a Firenze facesse così caldo, eh? Pensavo di trovare pioggia, pensavo Ma io direi intanto di presentare chi è che abbiamo avanti. E con una breve, diciamo, breve lettura della biografia e di quello che sono, che fanno nella loro vita attuale. La signora, accanto a me, la signora Maria Luisa Mazzarì, è nata a Umbertide, in Umbria, in Perugia, però da anni è stata, diciamo, accolta in terra a Pesaro, Pescara, dove ovviamente svolge la sua attività di amore anche per la scrittura, quindi docente anche di letteratura, di scrittura, fa parte di numerose associazioni culturali, di gruppi letterari, è stata anche premiata in numerosi anche premi. E questa che noi presenteremo stasera, Lanterna per riconoscermi, è la sua terza opera. E quindi l'andremo ad assaporare, a scoprire e anche a capire come mai questo titolo un po' anche particolare delle lanterne, anzi oggi le lanterne di solito non si usano nemmeno più, quindi riprendere e ripescare anche una lanterna diventa qualcosa di particolare. E mi ha colpito molto la parte anche della prefazione, che secondo me la identifica molto questa raccolta, perché la metafora della sua scrittura è legata come ad uno scrigno, diversi d'amore nell'angolo più segreto del cuore, con le sue più belle emozioni, un bisogno profondo dell'animo. Un perdersi per ritrovarsi, l'innamorarsi e il suo respiro. Questa intanto è Maria Luisa Mazzarini con il suo libro Lanterne per riconoscersi. E poi accanto, e poi lascerò anche la parola a loro, intanto per presentare, diciamo, questa nota introduttiva, abbiamo la Augusta Tommasini, anche lei arriva dalle Marche. Questo è che presenta il suo primo libro. Il suo primo libro, come vedete, anche il titolo è un titolo che conquista: Volo dell'anima, poesie dall'ombra. Però
Però Maria, la signora Augusta ha una penna molto prolifica perché dietro le quinte, diciamo nel backstage, no? Prima parlava, diceva che è già la terza opera, quindi presenta adesso la prima, però né chi vorrà potrà assaporare le sue parole e capire quanto davvero la scrittura può donare sia a chi la scrive e a chi la legge. E Augusta nasce a Fossombrone, a Pesaro Urbino, e dopo, diciamo, un fatto personale che lo lascerò a te se vorrai parlarne, lo parlo io, l'accenno. Augusta, diciamo, dopo una progressiva perdita della vista a causa della retinite pigmentosa, entra a far parte dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pesaro e viene eletta nel 2000 consigliere della provincia di Pesaro Urbino, relativa all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e nel maggio 2011 viene scelta per l'incarico di presidente regionale del Dipartimento di Pari Opportunità della Regione Marche. E il suo amore per la poesia è nato subito e ha una passione di sempre che comunque dopo le varie attività lavorative ci si è buttata a capofitto nella scrittura, però la cosa bella che accomuna sia Maria Luisa che Augusta è questa grande umiltà. E quindi credo che ognuno di noi che adesso avrà la fortuna anche di poter assaporare e assaggiare qualcosa tratto dalle loro opere possa sicuramente riscoprire quanto si possa imparare, quanto c'è ancora da poter dire, da poter fare. E quindi, diciamo, questo è un grande arricchimento che loro due conosciute anche in questo frangente, ma come davvero la scrittura può essere una grande potenza che può arricchire e unire. E lascerei la parola a Lorenzo e poi singolarmente sia a Maria Luisa che a Augusta. Grazie. Bene, grazie per essere venuti e sono contento di presentare queste due autrici questa sera che ho conosciuto in tempi abbastanza recenti perché Maria Luisa la conobbi quasi un anno fa a San Benedetto, nell'occasione anche lì di una serata di poesia e Augusta invece ancora in termini molto più recenti perché ci siamo conosciuti un paio di settimane fa nel corso di una premiazione appunto in cui ritirava un premio per una sua poesia presentata a un celebre, diciamo, premio marchigiano che ha 25 edizioni all'attivo, quindi sicuramente un'attestazione di riconoscimento alla sua attività poetica. E adesso vorrei presentare un po' quelle che sono le due opere, andando a tracciare le caratteristiche principali, diciamo, dei due libri. Infatti ho scritto due recensioni, nel caso appunto di Maria Luisa Mazzarini, una recensione scritta già da alcuni mesi perché appunto il libro ho avuto l'occasione di leggerlo già da diverso tempo, mentre il libro di Augusta è una lettura recente, l'ho letto diciamo nelle scorse settimane con molto piacere e quindi è una recensione che lei non conosce, che non ha ancora letto. Quindi ecco, traccerò brevemente quelle che sono le caratteristiche dei due libri, poi ovviamente lasceremo la voce a loro perché sono loro le protagoniste, quindi loro spiegheranno i libri e risponderanno magari alle domande mie e di Anna Maria e del pubblico. Vorrei iniziare quindi con la lettura della recensione di Maria Luisa. Solitamente non leggo in pubblico, diciamo, le recensioni, vado a braccio, ma qui questa sera. Proprio perché dobbiamo concentrare il tempo e dare più tempo a loro, preferisco leggere i testi che ho scritto. Quindi il libro di Maria Luisa Mazzarini, come ha detto Gianna Maria, Lanterne per riconoscermi, e vediamo appunto il significato delle lanterne nel testo, che è evocativo ma molto interessante. Allora,
La nuova pubblicazione di Maria Luisa Mazzarini si intitola Lanterne per riconoscermi e reputo che questo sia un titolo non solo evocativo, ma che rispetta completamente il contenuto della siloge poetica, dove l'elemento della luce, l'attenzione per il bagliore e soprattutto per la presenza della luminosità lunare sono elementi che ricorrono spesso e stanno a testimoniare dei punti fermi della poetica della nostra. Non è un caso che nell'immagine della cover possiamo intravedere delle lanterne giapponesi, quelle lanterne tipiche che si usano comunemente nelle celebrazioni, nei matrimoni, che si lasciano volare accese appunto quando è notte. Oggetti molto affascinanti che utilizza presso piede anche nella nostra cultura nell'occasione di determinate feste. Questo fa da apripista una serie di liriche dal tono per lo più asciutto. Chi ha il libro nelle mani vedrà infatti che le liriche sono diciamo sintetiche dal punto di vista dei versi, hanno una conformazione lineare abbastanza stringata, quindi non amano gli orpelli e con rispetto sfidano la metrica, perché appunto non abbiamo un'osservazione metrica rigorosa nelle liriche di Maria Luisa, ma questa è una scelta diretta dell'autrice. Numerosissimi sono gli scenari paesaggistici, gli scorci, gli elementi naturalistici che ci consentono di inserire la poetica della Mazzarini all'interno di un canto di meraviglia per il creato. Ha una seduzione quasi mistica nei confronti dell'esperienza, un elogio al saper vivere e riconoscersi in un mondo dove tutto sembra invece improntato all'indifferenza. E ancora una volta non mi sembra poi così scontato che la lirica che apre il volume porta il titolo di Non ti scordar di me, che evoca sia il minuto fiore dalla tonalità blu molto comune nei prati, sia una celebre ballata popolare molto conosciuta, e dove in entrambi i casi è il senso di stupore verso il mondo e il sentimento d'amore a dominare in questa realtà. Sono alcune scelte tipografiche, quindi il tipo di scrittura del carattere utilizzato nella stampa, ad esempio il corsivo, il maiuscolo, il ricorso anche a caratteri differenti, a permettere di localizzare visivamente sulla pagina concetti e contenuti, che la nostra ha voluto sottolineare con particolare vigore, quasi a voler facilitare il lettore nell'approdo interpretativo. Interessante e foriera di spunti la lirica che porta il titolo per i tuoi sentieri, dove la Mazzarini ha optato per una forma prepositiva obsoleta contraendo per e l'articolo plurale. La lirica è un canto esortativo alla musa poesia a far intravedere alla nostra e a poeti tutti il sentiero della conoscenza e quello dell'ispirazione creativa, affinché anche nel gesto più semplice, vivo e sentito, possa ritrovarsi quel senso poetico nella sua etimologia primordiale di fare qualcosa, di costruire, proprio il significato della poesia che significa costruire con le parole, quindi questo atto creativo. Ed è giusto a questo punto evidenziare che la poetica di Maria Luisa, rintracciabile in questa nuova siloge, fornisce uno sguardo estasiato e compiaciuto verso la natura, che diviene nelle varie descrizioni o compartecipe delle emozioni, degli stati d'animo della donna. A dominare spesso la luna, e questa è una presenza costante per chi leggerà il libro, in quasi tutte le liriche c'è la luna o comunque riferimento al bagliore appunto lunare della sera, e quindi io mi sono andato a cercare quello che è il significato sostanzialmente della luna, ovviamente un significato molteplice. Il significato generale che possiamo attribuire alla luna è tendenzialmente ampio e addirittura paradossale all'interno dei suoi tanti legami, ma nella poesia in particolare mi sento di osservare che diventa elemento di una visione dolce ma nostalgica, di un animo meditabondo, con pensieri tanto concreti quanto visionari. La luna è descritta con la sua colorazione argentea che le attribuisce un fascino particolare e una dimensione quasi magica e da fiaba, come avviene in Oro e Argento, che è il titolo di una poesia. Ma essa diviene anche proiezione umana, dunque componente emotiva dell'inconscio della nostra, se non addirittura un essere vivente in se stesso, dotato di una particolare soggettività, come quando la poetessa, nella poesia di Divina Bellezza e Fiori, parla di anima di luna. Se il sole, con il suo colore abbagliante, le sue sfumature indefinite rossastre e il suo calore ardente possiamo equipararlo a un essere inanimato che sorride, la luna, che è padrona della notte, è sempre stata vista con un po' di mestizia, mistero e con una dolcezza amara. Ecco forse perché la poetessa in una lirica non può che attestare una certa desolazione quando scrive «Sola piange, sorella luna». Concludo. A completare l'alto valore contenutistico di questo libro sono costruzioni nominali molto ricercate, capaci di evocare un mondo variegato,
nel quale è anche possibile stupirsi di fronte alle semplici forme del creato, come quando Maria Luisa ti parla del sorriso dei fiori, e altrettanto congegnose costruzioni dell'uomo che sembrano sfidare il cielo e le leggi della fisica, proprio come gli immaginifici aquiloni di follia di cui la nostra parla. Ecco, adesso prima, quindi come avete visto, il libro di Maria Luisa è molto denso nei contenuti e delle suggestioni appunto che emana, che trasmette al lettore in maniera molto vivida, in maniera molto concreta. Direi un attimo di passare la parola ad Anna Maria, in modo che magari può improntare una prima domanda a Maria Luisa, e poi passerò a leggere il commento invece per la sinologia di Augusta. Vorrei anche leggere qualcosa, così che diciamo, si possa assaporare le parole. E, però una domanda che ti avevo anche prima. È soltanto un problema, abbiamo ancora il problema qui. Ecco, la domanda che ti avevo annunciato era qual è la tua lanterna guida? Grazie Anna Maria, grazie a Lorenzo per la tua splendida critica. Grazie speciale a tutti voi, grazie per la vostra generosa presenza. Un grazie alla Via Nardini per l'ospitalità, e permettetemi un bacione a Firenze, perché sono onorata, emozionata per aver portato il mio libro, grazie a voi, grazie al vostro invito qui a Firenze, la culla della lingua italiana, la culla anche della poesia italiana. Quindi grazie a tutti veramente. La poesia diceva emozione, quindi ammesso anche che io abbia emozioni perché sia Firenze, oppure che io abbia emozioni sotto la luna. Moltissime poesie le ho scritte veramente guardando la luna, perché abito un pochino fuori, ho la fortuna di abitare, di avere un giardino intorno a casa, quindi quei fiori, quella poesia d'amore che riguarda, ecco, dicevo, che poi dimentico subito, ecco, poesie che sono d'amore, d'acqua e di luce, di sole, di luna, di fiori, di sogno, sono effettivamente vissute direttamente da me, e naturalmente poi le emozioni vengono comunque poi ripensate in tranquillità dall'autore. Quindi anche se mentre guardo già scrivo, perché ho questa... Sì, non so, è stata un'illuminazione improvvisa il fatto che io avevo sempre un sogno nel cassetto fin da bambina, riuscivo abbastanza bene nei compiti, nei temini, allora mia mamma ne andava fiera. E sì, insomma, riuscivo abbastanza bene, la scrittura mi esprime, mi presenta anche meglio della lingua parlata. Perché la scrittura, in fondo, diceva Ricco, è un modo sofisticato di silenzio, quindi una forma sofisticata di silenzio. Effettivamente, diciamo, io ho parlato poco, ma ho scritto tanto, che anche a me è successo abbastanza, anche se poi parlo in ambienti sintattici, piango e mi apro, e sono anche un acquario, quindi sono aperta anche moltissimo all'amicizia. Ecco, allora dicevo, sì, c'è un motivo bello per cui io dica lanterne, perché le lanterne, mi rifaccio anche al discorso suo, che grazie per aver notato, sì, è stata già messa in risalto l'eleganza della forma scritta, della scrittura, però possiamo dire, le espressioni, ecco, nominali, vengono sicuramente fuori da una scelta anche mia. Cioè, quando scrivo, scrivo per ispirazione. Infatti io non ricordo quasi niente di quello che scrivo, riconosco la mia scrittura, riconosco la poesia, ma se uno mi chiede, recita, non riesco a risalire, non ricordo. Però viene già in maniera abbastanza soddisfacente. Di rado, o qualche volta fisso il concetto, però poi riesco comunque subito a... Quindi non scrivo a tavolino, ecco, questo voglio dire. Però c'è anche dietro una scelta mia, perché effettivamente la metrica io un pochino...
non so, anche quando andavo a scuola dovevamo leggere gli esametri, però io non studiavo mai come la struttura dell'esametro, mi veniva spontaneamente, perché ovviamente è musica, perché la musicalità fa parte della poesia, quindi viene spontaneamente la musicalità, e viene anche spontaneamente questo il verso oppure il verso che si scioglie così. Però poi tengo moltissimo anche alla parola. Ecco, la parola che deve essere assolutamente essenziale ed essere l'espressione, essere rigorosa. Io scrivo un po' anche nel rispetto della visione ermetico-simbolista dell'arte come dominio. Nel caos dei sentimenti, anche se li abbiamo, questi sentimenti ovviamente sono pieni, però vanno comunque, ecco, dominati quindi cerco di concentrare perfezione formale e ricchezza di sentimento, quindi questo riesce meglio in poesie, in testi abbastanza più brevi, oppure anche addirittura talvolta frammenti. Poi la parola è importante, l'importanza di quella parola, perché la parola è, secondo me, deve essere connotativa, anche evocativa, connotativa, è magica, ed è unica, ecco, questo, quindi è il verso un pochino, è la parola che è importante, poi il verso è un po' la melodia di sottofondo. Il fatto che mi chiedeva, ecco, arrivo alla domanda, cioè le lanterne sono, ringrazio Lorenzo perché aver colto benissimo, certamente c'è il discorso, la connotazione della luce bellissima. Quindi la luce che dal buio alla conoscenza, dal buio alla verità, ecco, la chiarificazione anche dei nostri sentimenti, la luce come vita, come amore, come poesia, e quindi ovviamente la luce è importantissima. Qualcuno ha messo in risalto anche se le parole, ovviamente anche le parole sono lanterne di cui io uso, però soprattutto, ecco, mi sono soffermata su delle parole chiave, ecco, quindi lumina e anima, che sono poi un pochino, si mette risalto la copertina, grazie del complimento di Lorenzo, dice che perché la copertina già spiega un pochino moltissimo, non solo il contenuto, ma anche l'andamento dei versi, il modo di scrivere. Quindi le lanterne sono la luce, dicevo, fondamentale, e l'anima e la luna. L'anima l'ho rappresentata attraverso gli occhi della bambina, e la luna che è praticamente rappresenta la divina essenza interiore, quindi l'anello spirituale. E poi gli occhi dell'anima, quindi l'anima della divina essenza, la luna, e anche la romantica passione, anche l'amore. Quindi io vedo un pochino l'amore, soprattutto anche come, non solo come espressione ovviamente dei sentimenti, ma come armonia tra corpo e spirito. Quindi anche tutta la mia poesia, infatti io vedo molto la poesia come attitudine a cercare la verità oltre l'apparenza. E quindi per cui ecco, è importantissimo arrivare poi all'essenza della realtà, non per eliminarla, ma per sublimarla, ecco. Quindi arrivare al significato profondo, al messaggio, che ci permette poi anche di scrivere in maniera più connotativa ed evocativa. E quindi sono parole chiave importantissime. L'anima come divina essenza interiore, la luna come la passione, la romantica passione, l'amore, mettere insieme per arrivare all'armonia, questo è fondamentale. C'è anche l'onda del mare che può rappresentare un po' la fugacità del tempo, oppure il fiore rappresentato anche dall'albero, che rappresenta un po' la fragilità dell'essere. Quindi sono tutti temi messi insieme, poi ci danno quello che ho voluto dire, che sono sentimenti appunto vissuti con emozioni, che poi ripensati diventano qualche volta il testo che si presenta. Così, con umiltà, con un testo piacevole per me, prima di tutto per la lettura, e poi spero che sia anche messaggio per chi voglia leggere. Grazie. E adesso andiamo ad assaggiare queste parole
testi, emozioni, che una delle tue attività, Maria Luisa, è anche quella di cantare, quindi però visto di avere passione per il canto, questi testi si prestano a volte anche per essere davvero delle melodie. Non ti scordar di me, evocatore di essenza azzurra, di miriadi di piccoli fiori, sacro mistero, illuminato di magia, parola assoluta diventa linguaggio di incontaminata purezza, amore, luogo, poetico d'ascesi sublime, non ti scordar di me. Acrogiolo d'essenza, di felicità e dolore, il silenzio sublima lacrime e piacere, di gioielli, acrogiolo d'essenza, vivifica la luce. E l'altra, per completare un trittico che ho scelto con Lorenzo, è di divina bellezza e fiori. Custode di perle, di gioia, su altare d'anima di luna, sacerdote, immola il cuore, religione di divina bellezza e fiori. Ecco, queste sono delle perle di parole tratte da Lanterne per riconoscermi, di Maria Luisa Mazzarini. E passo dopo passo riusciremo a scoprire e a carpire altre cose. E lascio la parola a Lorenzo e continuiamo. Ok, passiamo adesso ad Augusta. Allora, leggerò questa recensione che lei non conosce, spero di aver un po' colto il messaggio del libro, non aver frainteso, poi sarà lei a dirmelo eventualmente. Questa di Augusta è una sindoce poetica nata ed ispirata a una persona speciale per la nostra. Il marito scomparso, che come lei riconosce all'interno del testo, ha saputo far volare la sua anima dall'ombra alla luce. Augusta è una donna impegnata attivamente nel sociale, ha già detto Anna Maria, ha parte attiva da vari anni all'interno della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e fa parte dell'Unione Italiana Ciechi di Ipovedenti di Pesaro. Il libro è composto da una serie di liriche fortemente descrittive che rievocano il passato tra ricordi più o meno belli che la nostra nutre e rivive ancora oggi al presente. Le tematiche della silloge sono prevalentemente circoscrivibili attorno a due sfere concettuali. La prima è quella del contrasto tra il mondo di luce e il mondo di ombra. La seconda è la solitudine e il dolore per la perdita dell'amato. Tematiche che spesso finiscono per contaminarsi e congiungersi in quello che Augusta propone come un meticoloso percorso nel recupero della memoria. Alcune poesie celebrano e rendono immortali certi momenti vissuti dalla donna con grande partecipazione ed entusiasmo, come ad esempio la nascita di un figlio, le esortazioni ad una nipote, bambina, ormai donna, a mantenersi sempre fedele alle leggi del proprio cuore. Quelle assenze assordanti, quei silenzi che fanno male, la desolazione e la solitudine che qua e là si respirano nella silloge, sono in parte colmate da un grande fascino e amore verso la natura. Numerose sono le descrizioni paesaggistiche, sia marine che campestri, con i suoi colori, rumori, gli abitanti della fauna e le varie espressioni vegetali. Augusta scrive, ad esempio, «Da tante cose belle sono circondata, la natura va amata». E quindi in questa citazione ravvisiamo anche un monito ecologico, quindi un'importante presa di posizione sul tipo di rapporto che abbiamo con la natura. I colori, le tinte, la componente estetico-visuale degli elementi e degli ambienti è una caratteristica comune nelle liriche di Augusta. Vi sono liriche in cui la nostra mostra difficoltà, ed è una difficoltà consapevole, nei confronti della distinzione tra un mondo reale e concreto, nel quale è chiamata a vivere, e uno illusorio, dominio del sogno e proiezione dell'inconscio, mondi che si configurano distanti e in sé inconciliabili, forse, proprio perché dominati l'uno da una dimensione di ombra e l'altro di luce e dalla spensieratezza. Augusta ci parla di ombra e del silenzio, di solitudini, di pensieri che seguono percorsi sconosciuti che imboccano vie deserte o affollate. Questa è una citazione da una poesia.
passando in rassegna ricordi indelebili nella mente, come quello del ricordo della neve o di una giornata al mare, a quello del giorno del matrimonio o a quello meno felice della dipartita dell'amato. C'è molta tristezza in queste liriche, ma è una tristezza che non pesa, che non sfocia nella delusione né ammorba la nostra nella cupa depressione, perché il dolore è vissuto, interpretato, contemplato, rimembrato, in un certo modo fronteggiato con forza, soprattutto in quelle liriche dove la nostra esalta la natura o colloca con il suo amore. Poesie d'amore, sul ricordo dell'amore e sul legame che si conserva contro spazio e tempo, contro le leggi della fisica, un sentimento puro che mai decresce e che anima la nostra ad andare avanti con la certezza che il colloquio intimo con l'altro sia non solo possibile, ma fonte di protezione e custodia. Riverberi, fasci di luce, bagliori, cromatismi accentuati o smorzati, ci insegna la nostra, sono percepibili benissimo anche da chi, come lei, non ha la facoltà di vedere il mondo che la circonda, poiché nella profondità d'animo e nella ricchezza interiore e morale che la luce, come il sorgere e il calare del sole, può compiere i suoi intervalli di illuminazione e calore. Ecco, questo è il mio commento che ho elaborato sulla tua raccolta. Spero, ecco, di essermi un po', di aver preso i giusti fili che tu hai voluto inserire nel libro. E, ecco, adesso vorrei fare una domanda io, la faccio direttamente a te, perché abbiamo parlato molto della copertina del libro di Maria Luisa, ce l'ha spiegata, quindi i vari elementi che poi, diciamo, sono la rappresentazione grafica di quello che è contenuto all'interno. E quindi vorrei chiederti la tua copertina, come è stata scelta e come si allinea, come si congiunge al titolo e al contenuto delle linee. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Io ringrazio queste splendide persone che mi circondano e un grazie particolare a chi mi rappresenta come associazione, l'Unione Ciechi, che è la mia seconda famiglia. E rispondo subito alla domanda di Lorenzo. E come avete già sentito, io ho iniziato a scrivere proprio dietro la solitudine e la perdita della persona che ho amato per 40 anni. E beh, la copertina del libro. La copertina del libro è un tramonto che non è una foto fatta da me, più che da me da una mia amica, a Sorrento. Rappresenta un tramonto. Un tramonto perché questo libro è dedicato a mio marito, giunto al tramonto purtroppo. E la copertina, oltre che un tramonto, c'ha anche una luce, e questa luce che deve rappresentare un po' l'inizio della rinascita, perché sì, si muore, si soffre, però si rinasce. Si rinasce non con il corpo, ma con lo spirito e con la forza di andare avanti. Io sono andata proprio scesa del baratro, però ho ritrovato la forza per andare avanti. Grazie allo scrivere, grazie alle persone che mi sono state vicine, soprattutto all'associazione dell'Unione, perché è stata veramente molto, molto corretta nei miei confronti. Poi il titolo del libro, Volo dell'anima, e perché è proprio l'anima che deve riprendere il suo volo. E è stato ideato il titolo da mia nuora, perché leggendo le mie poesie ha capito che io da lì volevo riprendere un po' a volare. Non è facile riprendere il volo con una sola ala, però si deve fare. Non si può rimanere così nel silenzio, perché il silenzio uccide dentro e non va bene. Dobbiamo comunque ritrovare la forza per rinascere. E le mie poesie sono, sì, dedicate all'amore, dedicate, come ha detto Lorenzo, che ha spiegato benissimo il mio libro, e dedicato un po' anche alla sofferenza. E, che dire, poi dopo questo libro ho già fatto altri libri, e nel secondo libro invece parla proprio di rinascita. Infatti si chiama L'altra me, perché devo ripartire. Devo ritrovare la forza di lottare.
Poi il fatto di osservare le cose, sì, è vero, io sono una grande osservatrice, però spesso, come dicevamo prima, la signora qui vicina, Maria Luisa, lei osserva le cose, io non riesco a vederle tutte, però le percepisco, e l'osservare con il cuore spesso e vedere le cose con il cuore sono più ben viste che con gli occhi. Io dico sempre, gli occhi sono un dono, ma il cuore è più grande, perché la poesia si scrive proprio con il cuore, non con gli occhi. Grazie. E non è un caso che stamattina dicevamo del prossimo libro, che nella copertina invece ci sarà l'immagine di un'alba, quindi sì. Qui abbiamo un tramonto e il prossimo abbiamo un'alba, quindi c'è in un certo senso un percorso evidente che è stato fatto da questo libro all'altro, e quindi saremo sicuramente curiosi di andare ad indagare quali sono le sensazioni più recenti che più ti appartengono, perché appunto più vicini in termini di tempo. E ecco, passo la parola a Anna Maria che leggerà delle poesie adesso di vostra. Tu che mi ascolti, tu che ascolti e riesci a capirmi, avrei tante cose da dirti, tante, come un cielo pieno di stelle, dirti cose brutte, ma anche belle. Tu che mi ascolti anche quando non ci sei, i tuoi pensieri si incrociano ai miei. Nel silenzio tu ascolti il battito del mio cuore, l'essenza di un prato in fiore, accarezzi la mia pelle mentre io guardo le margherite gialle. Ascolti il vento che sfiora il mio volto, poi mi prendi per mano e mi scompigli i capelli piano piano. Tu, che spesso mi ascolti, ascolta in silenzio il mio pianto che è quasi un lamento. Tu che riesci a capire le parole dettate dal cuore con un sorriso, uno sguardo profondo, mi trasmetti tutto l'amore di questo mondo. Tra le ombre del silenzio, nulla mi resta di una notte trascorsa tra mille silenzi, solo polvere di un amore spento, sgrano rosari di preghiere mute, mentre i miei ricordi vagano nel buio. Vorrei avere il mondo intero in questa stanza, ma sono qui, inchiodata tra le ombre del silenzio. Dal sogno alla realtà. Occhi chiusi, sogno o realtà? Ma no, solo sogno. Un sogno bellissimo, tanto amore, coccole, abbracci a volontà, dolcezza infinita, un mondo speciale, ma nulla reale. Ed ecco, un balzo. Apro gli occhi e mi alzo, nuda, crudele verità, nulla di ciò che era già. Ecco, questo sono tratte dal volo dell'anima, poesie dall'ombra di Augusta Tomasini. Ma la cosa che mi ha stupito nel dover anche presentare entrambe le autrici, anche Maria Luisa, è quasi una somiglianza nel titolo, o meglio un'analogia, perché Augusta parla di volo dell'anima, poesie dall'ombra, e Maria Luisa invece riconoscermi, lanterne per riconoscermi. Entrambe alla fine parlano della luce e dell'ombra, di questo silenzio e della voglia invece di esprimere quello che sono, quello che hanno dentro, essere messaggere e portatrice di questa speranza che, nonostante i momenti bui, possa inchiodare, lasciare a terra. Hanno questa grande forza poi per ripartire e spiccare e riprendere e andare avanti. Allora mi sono permessa anch'io di poter fare una breve critica e recensione
ma di quello che davvero basta davvero poco per poter alleviare anche le sofferenze. Io dico sempre che la scrittura è davvero una grande terapia, sia per chi la scrive che per chi la legge. E a volte c'è tanto bisogno di poesia, perché c'è tanto bisogno di sentirsi accolti, ascoltati, compresi, e spesso attraverso le parole si può riuscire a trovare questo stato d'animo anche di pace, di serenità. Parto da Augusta, poi dopo lascio la parola anche a Lorenzo e riprendo dopo con Maria Luisa. Coraggiosa penna che lascia impronte marcando il senso di quanto sia importante continuare a riscaldare il cuore ed accarezzare il volto. Trasmettere vitalità, ricordare date, ascoltare e dipingere un tramonto, un mare, è alla base per poter essere fonte di ricchezza. I giorni sono sempre nuovi e c'erano meraviglie che attendono solo di essere scoperte e vissute. I colori diventano emozioni trasmesse, dediche, dolci baci, rose rosse profumate. L'amicizia è l'ancora di salvezza che porta fuori dall'ombra. La voce non si ferma, è detta parole, parla di sud, parla di notte, parla di luce, sognare, cercare. Queste sono le metafore che lascia Augusta e lascia al lettore la voglia di continuare ad immaginare. Allora, continuiamo con altre domande, così veniamo direttamente dalle stesse poetesse, quelle che sono le loro caratteristiche, ispirazioni, eccetera. E vorrei domandare a Maria Luisa, di Augusta l'abbiamo già detto, che è molto prolifica e che ha in cantiere già altre opere. Per quanto riguarda invece Maria Luisa, vorrei chiedere se ha scritto altre poesie dopo questa raccolta e se ha in mente, diciamo, di pubblicarle in un altro libro, magari il prossimo anno. Sì, io Antenne per riconoscermi costituisce il terzo libro, il primo è Prova che poi soltanto il vento, e Fuga ai colori di farfalle, e quindi che nasce un pochino tutte e tre dalla stessa concezione di vita, dalla stessa visione della vita, e certamente poi ho anche io intenzione di continuare, nel senso che anche io delle opere inedite, di solito alcune poesie inedite, un po', di solito preferisco anche quelle già edite, le faccio partecipare ai concorsi, ma comunque ho l'intenzione comunque di continuare con il libro. Sì, ne ho già uno abbastanza completo, poi sicuramente anche altri che potranno essere presentati e pubblicati, poi perché pubblicare comunque è sempre un grande piacere per me stessi, prima di tutto, ma anche per chi poi può leggere, perché è bello scrivere. Io ho anche una domanda a farti, Maria Luisa. Ho notato che fai parte anche di un gruppo, il Metateismo di Daniele Foschi, e prima hai detto che ognuno di noi è anche portatore di, diciamo, di questa capacità anche di vedere le cose senza maschera, nella sua interezza, nella sua integrità, però mi ha colpito molto il fatto che tu facessi parte anche di questo gruppo. Vorrei anche che tu lo potessi anche spiegare. Davide Foschi è il fondatore del movimento del metateismo, che l'ha fondato l'anno scorso, mi pare, fine 2012, fine dicembre di 2012.
è un movimento artistico-culturale senza fini di lucro. Si propone di promuovere e presentare le opere sia artistiche sia poetiche, ma qualsiasi, anche qualsiasi altra attività insomma, della vita di oggi. Al posto, ma vuol mettere al posto, e l'ho segnalato anche io nel mio libro, al centro c'è l'anello spirituale, la spiritualità che è noi nella natura, nella vita stessa. Ripropone fortemente un'arte portatrice di divino, quindi l'attenzione soprattutto riposta sulla sacralità, ecco, della vita, sacralità della vita non in senso dogmatico, al di là del dogma, ma comunque anche al di là della superficialità, quindi riproporre una vita ricca e anche armoniosa, che poi porta all'armonia, diciamo, di corpo e anima, di materia e spirito, di realtà e sogno. Quindi io mi sono sentita anch'io comunque attratta, io conoscevo già Davide, faccio parte del suo gruppo letterario Amore per l'Arte, e poi ho partecipato pure al primo incontro del Movimento Emendateismo l'anno scorso, a giugno quest'anno a Trento, e ci vediamo insomma volentieri, scambiamo anche le idee, proprio perché c'è questo interesse, ecco, per la spiritualità, è importantissimo, per la capacità dello spirito che è umano e divino. L'arte appunto viene vista come un percorso verso lo svelamento del divino, e quindi è importante riproporre questa centralità, questa grandiosità dello spirito a cui dobbiamo poi le visioni, a cui dobbiamo tutti insomma, gli elementi, le espressioni belle che possiamo, anche i momenti più belli insomma, della nostra vita personale e anche sociale. Quindi c'è questa, ecco, è portatrice appunto di un'arte nuova, nel senso, ecco, che si propone come rinascita, rispetto al senso della paura, al senso alla superficialità, quindi al superficialismo, quindi ecco, è un'arte piena di valori e per un mondo pieno di valori. Perché anch'io quando parlo di sogno, che poi l'anello spirituale spesso viene considerato un sogno in fondo, no? Però il sogno non è fuga dalla realtà, tutt'altro, appunto è una ragione di vita, un ideale romantico, è un'espressione di sé e degli altri, è qualcosa che ci spinge, è una forza quindi interiore che ci spinge a migliorare noi stessi, la realtà interna ed esterna a noi. Quindi infatti il sogno, io anche io parlo di sogno perché guardare la realtà, condivido benissimo quello che ha detto Augusta, guardare la realtà significa guardarla con lo sguardo, io dico con lo stupore del cuore, con lo sguardo incantato del cuore, e quindi certamente che ci permette per andare di là oltre la realtà, non per negarla, dicevo, ma per sublimarla, e quindi per vederne il significato profondo, e quindi per arrivare poi a una proprio riconciliazione, ecco, della vita materiale e della vita spirituale. Questo disaccordo che c'è nella nostra società contemporanea tra materia e spirito porta poi spesso alle situazioni di disagio, di sofferenza della nostra società. Quindi scoprire questo accordo, scoprire questa armonia, significa scoprire anche l'amore e la bellezza della vita. E quindi io vedo il sogno come mondo di valore, e quindi è poesia, è arte, è bellezza, è amore, è memoria, è libertà, è natura, sono tutti valori che vanno comunque veramente riconquistati. Noi guardiamo il mondo esterno, lo guardiamo spesso in maniera superficiale, e quindi tutti potremmo essere poeti se guardassimo con più amore, ma proprio consiste nell'umiltà, con più umiltà nelle piccole cose, perché nelle piccole cose sono quelle poi che ci insegnano il senso profondo della vita. Quindi un mondo di valori che sono disconosciuti dalla società di oggi, ma che comunque prorompono come emozione, che il poeta riesce in qualche modo a cogliere, e appunto per portarci poi a quella che io dico che l'armonia è l'essenza, e quindi è ciò che ci...
che ci fa stare meglio, ecco, che ci fa gioire della vita stessa. E anche il secondo libro è proprio su questo tema, quindi cercare, fuggire in coda di farfalle significa fuggire certi comportamenti dannosi alla nostra personalità, ma farlo poi in gonna perché sono comportamenti dannosi che ci portano poi alla, portano alla delusione, ci portano alla disperazione, ci portano a certi atteggiamenti scorretti della nostra società, però poi farlo in gonna di farfalle significa riscoprire proprio tutta la bellezza, la leggerezza, l'originalità che è proprio dello spirito. La cosa che mi ha stupito, oltre a questa voglia di esprimere la luce e questi voli anche di cuore e di anima, entrambe ho scoperto, leggendo, che parlano anche di ombra. Quindi ci sono delle poesie che proprio nel libro di Nantenne per riconoscermi, poi ne leggerò anche un'altra di Augusta, ma la poesia di Luisa si intitola proprio Ombra. Ombra, filo d'erba che avvizzisce la sera, ombra, profumando le stagioni del cuore, eterno sole, avrei voluto vivessi, ombra, felicità d'un attimo, notte. E l'altra, che secondo me è un canto davvero alla vita, a quello che dovrebbe essere, e poi un'altra domanda che mi spiegherai magari di come è composto anche il libro, perché il libro è composto da una prima parte, una seconda parte e la chiusa. Questo mi ha colpito, anche la particolarità di come è, diciamo, scritto. E nella chiusa, secondo me, è il capitello davvero, che è il manifesto anche della tua essenza. E l'amore diventa poesia. Isola attraente, desiderabile, selvaggia, isola soleggiata, macchia mediterranea, isola dei nostri sogni, isola unica e inaccessibile, segreta, isola dei nostri incontri. E l'amore diventa poesia. E questa è Maria Luisa Mazzarini, Lanterne per riconoscermi. E farei anche un applauso a Maria Luisa. E lascerei, diciamo, una piccola critica, non come Lorenzo, e non oserei andare, però quello che davvero ho trovato leggendo i tuoi versi. Versi racchiusi in uno scrigno e dal bisogno di poter con il loro tempo uscire e germogliare. Evocativo di magia e di mistero. Il linguaggio è un percorso di sentieri, di terre, di restare in silenzio, assaporando il cuore nella notte fino all'alba e tenersi per mano. Il poeta d'oro sublima ciò che l'uomo calpesta. Questo è tratto da una poesia, da un verso. Soffia messaggio, si incanta davanti alle primavere, sente essenze, canta tra stelle e sorella luna. Le ombre sono costanti e incognite, il senso è da sempre nascosto in ali di farfalla e in petali di rosa. Ma ci sono lanterne per riconoscersi, per innamorarsi, per andare oltre noi, scrivendo canzoni dove l'amore diventa poesia. Grazie. Grazie. Grazie, grazie anche tu. Beh, certamente la ombra, dicevo prima, io uso molto la parola fiore. Fiore mi piace per la sua bellezza, ma rappresenta anche nello stesso tempo la fragilità. E così mi piace tantissimo il mare, ma rappresenta anche la fugacità del tempo, l'onda che va, che torna, poi scompare di nuovo.
Poi quel senso di magia c'è perché, dicevo, l'amore, io ho detto, mi pare, quando l'ho scritto, un sacro mistero, l'amore è un mistero di magia, perché tutto ciò che è sacro in fondo, tutto ciò che è amore è anche mistero, e il mistero è anche, cioè, è anche sacro. Quindi c'è un rispetto proprio per la vita nella sua completezza, perché ovviamente se parlo di gioia, questo presuppone anche una tristezza, presuppone anche un'angoscia esistenziale come tutti, però tramite la poesia, che è il porto sicuro a cui possiamo approdare, oppure la trascendenza dell'ascesi, questo significa ritrovare nella spiritualità, che poi io non sono soltanto proprio per la spiritualità, siamo esseri composti di anima e corpo, e quindi dobbiamo andare avanti insieme ritrovando però la gioia del corpo e dell'anima insieme. Quindi l'amore è canto dell'anima e anche rivalutazione e ebbrezza e felicità anche della parte materiale. Quindi tutto tristezza e gioia, bellezza e anche bruttura, amore e disamore, comunque tutti nei crogioli della vita sono elementi importanti che vanno comunque analizzati, comunque ascoltati, ecco, perché poi scrivere e ascoltare e anche poetare e ascoltare, ecco, e guardare dai guardare, sono d'accordissimo, e guardare la vita con gli occhi dell'anima prima ancora con quelli del corpo, per arrivare a una visione poi anche di felicità, perché la poesia effettivamente ci rende felici, se no non scriveremo, e quindi è un approdo bello ed è un augurio che io faccio a tutti quanti, perché tutti siamo poeti. Il poeta in fondo è un ottimo osservatore, non è niente di più, è uno che sa guardare oltre l'evento contingente per arrivare a una visione sublimata della vita, e quindi se in più è osservatore e potrà essere anche poeta, perché in fondo è bambino, cioè se noi riusciamo a guardare quello sguardo incantato del cuore, e guardiamo come guardano i bambini, guardiamo la realtà intorno con gioia, con amore, e tutto questo diventa poi, in fondo è poesia. Quindi io veramente uso un aforismo che l'ho usato proprio nel secondo libro: bambini e poeti, per essere veramente felici da lì dentro saremo tutti migliori, anche la società sarebbe migliore sicuramente. Grazie. Augusto, torniamo a te. Ho letto la poesia di Maria Luisa Ombra, però dalla tua opera, Volo dell'anima, poesia dell'ombra, io voglio leggere Luce. Luce. La luce intensa dei tuoi occhi illumina i miei pensieri, come una stella che brilla nell'immensità dei mari. L'ombra della notte sporge dalla collina verso la mia solitudine e sovrasta la mia mente, scende come una nebbia fitta e intensa. La luce è sempre più immensa, ma offusca la mente coprendo la vista come delle lenzuola bagnate da lacrime appena versate. Fermerei il tempo per poter ascoltare la tua voce, ma attorno tutto tace. Ecco, quella luce appare ancora, illumina il tuo volto, mentre il mio sguardo è triste, ma attento. E l'altro che mi ha colpito, che comunque è una tua caratteristica, perché da te ho imparato anche che si può essere pazienti, e l'attesa dà delle grandi e immense scoperte. E ecco l'attesa. Ed ecco, l'attesa sta per concludersi. Il sogno sta per avverarsi. L'incontro per realizzarsi. Ma che sarà? Ecco. Quell'angelo virtuale ora qui appare, e l'emozione sale. Alla stazione c'è tanta confusione, ma non fa niente, si ignora la gente,
In un attimo uno sguardo, un abbraccio e poi un bacio. Sembra un copione, ma non lo è. È solo un'emozione. E questa è la vista con la mia. Questa sembra un copione, no? Una fotocopia di quello che ci è accaduto, perché davvero io e Augusto ci siamo anche oggi incontrati alla stazione e con un bacio, un abbraccio, anche la confusione dell'immensa stazione è scomparsa. Però io ho anche una domanda da farti. Le tue poesie sono come delle preghiere, dei canti anche indirizzati. Hai detto che il libro è indicato anche, è dedicato alla persona che ha preso parte del tuo cuore ed è un pezzetto della tua anima che comunque è sempre presente, anche se fisicamente non si riesce a toccare, ma in quell'essenza, no, del volo d'anima che c'è sempre. Si evidenziano anche tanti colori, sensazioni, parli in modo descrittivo della neve, la neve bianca, la rosa rossa. Lorenzo ha detto bene nella sua recensione di cromatismi. Cosa rappresenta per te la scrittura e la voglia anche di voler dare agli altri quello che tu senti? Allora, per me la scrittura rappresenta il modo di poter trasmettere e condividere con gli altri i miei pensieri, i miei sentimenti più che pensieri, perché lo scrivere è più facile scrivere che parlare, come diceva Maria Luisa. Lo scrivere viene da dentro e ti fa e ti rappresenta un po', ti fa sentire diversa, ti aiuta a tirar fuori quello che tu hai dentro, la tua tristezza, la solitudine, ma anche la bellezza delle piccole cose, l'osservazione delle piccole cose, le persone che incontri, la bellezza di un abbraccio, come dicevi tu. Ma poi dietro a tutto questo c'è una persona speciale, incontrata veramente per caso, con una telefonata proprio inerente alla mia associazione. Era per caso ad accompagnare una mia carissima amica a Napoli. E lì ci siamo conosciuti e ci siamo è incominciato un po' un rapporto d'amicizia. E questa persona è stato veramente lo sprone continuo del mio libro. Mi ha aiutato a venire fuori da quel tunnel senza luce, a far capire che nel buio e in quella sofferenza dovevo ritrovare quella luce, non la luce degli occhi, ma la luce del cuore. Ed è stato veramente un continuo farmi risorgere. Il primo libro è dedicato a mio marito che non c'è più ed è stato per me amico, amante, padre dei miei figli. E ho condiviso con lui 40 anni, però purtroppo non posso fare più niente. Invece la persona che ho incontrato è una persona che mi dà tutto l'amore di questo mondo e gli dedicherò il secondo libro, che è proprio una rinascita. Come diceva Lorenzo, il primo libro è dedicato a mio marito ed è un tramonto. Il secondo libro è una rinascita, la vita che deve rinascere. Adesso volevo fare una domanda ad Augusta, che è più una mia curiosità, diciamo. Siamo entrambi marchigiani, e orgogliosamente dei marchigiani. Certo, sicuramente. Ecco, la domanda che voglio farti, un po' l'abbiamo già detto, perché abbiamo detto che ti occupi in varie attività appunto del sociale legate alla provincia di Pesaro e anche in regione. Nel libro, nelle varie poesie, c'è un continuo riferimento al paesaggio, alla natura, molte liriche sul mare.
E quindi voglio chiederti quanto è importante il legame proprio con la terra d'origine. La terra d'origine è la nostra vita, è tutto. Che dire, l'importanza di questa, prima di tutto per me è molto importante perché lì oltre che vedere le cose le condivido, le assaporo, le vivo nel quotidiano. Che dirti, mi prendi un po' così. La gente che c'è delle nostre zone con calore e poi viviamo in un posto meraviglioso dove tocchiamo veramente il rumore del mare, l'assordante silenzio delle colline, delle montagne, lo scorrere dell'acqua di un fiume, è proprio la terra delle Marche, che è il nostro paese che io amo. Grazie. Ecco, io volevo leggere una poesia di Augusta che ha scelto già Anna Maria, che ha già letto, perché è quella che mi ha colpito di più, la poesia Luce, quindi non la rileggo, però mi vorrei soffermare sul finale, sulla chiusa, e dice: mentre il mio sguardo è triste ma attento. Ecco, abbiamo parlato, anche Maria Luisa l'ha detto, dell'importanza del poeta di essere curioso, di osservare attentamente il mondo. Quindi anche nel momento di tristezza, quindi nel momento di desolazione, oppure che fa seguito a un momento difficile, è sempre bene avere quell'attenzione, quella curiosità verso il mondo, verso chi ci circonda, e può essere proprio quello l'ingrediente poi per andare avanti. E ricordo che qui, proprio in questa sera, abbiamo fatto l'anno scorso un reading per omaggiare Neruda a 40 anni dalla sua morte. E c'è una poesia di Neruda bellissima in cui lui rintraccia sostanzialmente come è nato l'amore per la poesia. Ovviamente non mi ricordo tutta la poesia perché è lunghissima, però c'è un momento in cui dice che la poesia non è stata una ricerca del poeta della poesia, ma è stata la poesia che lo ha toccato. Quindi la poesia che diciamo cosa immateriale che arriva a concretizzarsi, quindi a toccare addirittura le persone. E qui questa sera abbiamo, con i vari testi che abbiamo letto, ci rendiamo conto che sono queste poesie di Augusta e di Maria Luisa, pur nel loro distinguo, perché appunto provengono da due persone diverse per ambiti geografici, per tante altre cose, per cultura, per formazione, però sono delle poesie concrete, vivide, che non, il lettore non fa difficoltà a fare sue, a vivere lui stesso, e quindi, come diceva lui, è la poesia che ti tocca, e quindi leggendo queste poesie sentiamo proprio il calore, una mano sulla spalla che ci accompagna appunto nella lettura felice di tutto il libro. E quindi io ringrazio ancora una volta le due autrici, è stato veramente un onore per noi presentare i libri, questi due libri, e non è stato facile, perché ovviamente anche la scelta dei testi, i testi scelti da me e da Anna Maria sono stati appunto. Abbiamo discusso un po' sulla scelta dei testi, perché per fare un percorso coerente questa sera. Prima di chiudere però lascerei la parola al signor Giancarlo Guerri. Giancarlo Guerri, che aggiungerà qualcosa. Sì. Prego, sì. Così. Io stasera porto il saluto della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze. Il professor Quadraro, il presidente, mi ha dato questo incarico e io sono ben lieto di avuto. Mi ha dato questo incarico perché sa che io sono là dove c'è la poesia, la cultura, e noi abbiamo creato, cioè direi che io con altri amici abbiamo creato a Firenze un circolo culturale dell'Unione Italiana Ciechi, dove aperto a tutti, e dove facciamo spettacoli, poesia, canzoni, andiamo a fare delle gite, a visitare luoghi, musei o luoghi storici e così via, e dove abbiamo creato, quello l'ho creato io, un premio di poesia
aperto a tutti, nazionale, ecco, per tutta Italia, e che si chiama appunto Scoprire il mondo. Secondo noi la poesia è, deve proprio essere, quando vi chiedono cosa vuol dire scoprire il mondo, la poesia deve essere una scoperta del mondo, e quindi una creazione di un mondo che a occhi nudi non si vede, cioè nell'apparenza nessuno lo vede, ma il poeta riesce a trovare quelle parole per dar vita a un mondo nuovo, come un astronauta che scopre un mondo, un navigatore. E per far questo, secondo me, deve fare come suggerivano i filosofi dell'esistenzialismo. Di fronte allo sfascio che vedevano intorno, diciamo, ci si deve mettere in ascolto dell'essere. Anche il poeta, secondo me, si deve mettere in ascolto dell'essere e dell'esistere, ascoltare il pianto della gente, il pianto che viene dalla miseria, dalla morte di tante persone che muoiono nell'indifferenza di tante altre che invece sguazzano nella ricchezza, e non so se la poesia in quanto bellezza, cultura in quanto bellezza, ho molti dubbi che possa salvare il mondo, come mi sembra più una boutade del genio pazzo di Dostoevsky, no? Che voleva far ammattire i cervelli dei posteri, e in realtà credo che sia più vicina la bruttezza a dannare il mondo che la bellezza a salvarlo. Se giriamo oggi per le nostre città, è vero che, come diceva, non mi ricordo il nome, ma insomma, che nelle Marche c'è questo vicino l'acqua, il mare, il fiume, il sussurri, così, però ci sono, la nostra civiltà è urbana oggi e nella città si vive male. Io l'ho chiamata spesso la città irrequieta, la città che non dorme mai, e che è un continuo, è serie di conflitti, serie di contraddizioni, e questo, la poesia deve entrare in queste contraddizioni, in questo conflitto, non deve essere assente, non deve essere solo contemplativa. Io sono del parere che la poesia debba essere anche crudele, anche dura, perché il mondo è così. E quindi scoprire il mondo vuol dire anche, forse, se non aiutarlo per gli esiti finali, escatologici, diciamo così, no? Del salvataggio, del salvamento, però può contribuire, può dare una conoscenza, la conoscenza anche del male che c'è nel mondo, e quindi aiutare a superarlo. Io non credo che, come diceva, non mi ricordo il nome, non credo che tutti possiamo essere, Augusta, possiamo essere poeti, o l'altra poetessa, Maria Luisa, che tutti possiamo essere poeti. Perché? E questo perché essere la poesia, essere poeti, è un lavoro, è una grossa fatica. Io dovunque parlo ai poeti, ai nuovi poeti, raccomando una cosa: diffidate della facilità della parola, diffidate della prolificità. Il lavoro del poeta è un lavoro aspro, duro. I grandi poeti ci mettono anni a fare una poesia. Diceva prima il critico di Neruda: sì, Neruda è un grande poeta, però se avesse scritto un po' meno. È molto spesso è verboso, è pieno di ripetizioni, è grande, chiaramente c'è gli sprazzi in cui uno grande, ecco. Però io mi guarderei dalla facilità e dello scrivere, che è un lavoro molto duro. Comunque io auguro a queste nostre amiche poetesse di avere un futuro roseo, insomma, di lavoro proficuo. Ecco, mi raccomando, quello che raccomando è che non vi fermate mai al primo verso, alla prima idea che vi viene in mente.
io la metto da parte quando viene un'idea, la metto sul computer, la riprendo dopo mesi, la rielaboro, guardo la scarpa, la rielaboro. Io credo che questo sia il mezzo, il metodo per arrivare ad una poesia accettabile e forte, insomma. Grazie a voi, a tutti e auguri. La ringrazio molto, professore. Certamente ognuno di noi ci si incontra perché ci si confronta e poi si riporta a casa qualcosa in più. Io posso dirle che il fatto che a una lettura attenta del mio libro poi si scopre quello che è stato detto sia da Lorenzo che da Anna Maria, che in verità la tristezza, dicevo pure prima, dice la tristezza c'è, c'è una grossa esistenziale, c'è una pienezza di vita non ancora raggiunta, se non per l'ampia ricaduta continuamente cercata e sentita, e c'è questa, quindi c'è la sofferenza che viene espressa ed è con tutta onestà, è comunque una grande poesia. Poi c'è la sofferenza comunque implicita, c'è la sofferenza sofferta contenuta. È l'espressione che io in genere preferisco, perché preferisco dare valore al positivo, preferisco la bellezza che salverà il mondo, perché la bellezza e la poesia salverà il mondo, non perché la bellezza riesca a distruggere la bruttezza, come diceva lei, o il male, la bruttura del mondo, ma ci dà i mezzi per sopportare meglio la tristezza. È quello che poi ha scritto lei, ci dà il mezzo per recuperare spiritualmente, per vedere meglio, per aiutarci, ci permette di sopportare meglio la parte più sofferente della nostra vita. E può essere l'amore, ma l'amore è poesia, e può essere qualsiasi cosa, anche la memoria di qualcosa. Sono d'accordo con lei che la poesia non è solo contemplazione, infatti non è contemplazione, ma è azione. Perché la poesia noi non la viviamo soltanto per raccontarla come storia, fa parte della nostra vita, è nata con noi. E poi non siamo noi che scriviamo poesia, ma è la poesia, come giustamente ha detto lei, che ci viene a cercare. E ci fa dire le cose che vuole lei. Cioè diceva Rimbaud che il je è notre, cioè colui che scrive, se scrive per ispirazione, non scrive mai, non sa mai quando scrive o che cosa scriverà. È l'imprevedibilità, è l'elemento l'elemento essenziale alla poesia, perché la poesia che viene dovunque, viene in silenzio, viene in una stazione rumorosa, viene guardando la notte, però quello che è importante è imparare, cogliere il messaggio, saper leggere la chiave, cioè quello importante è la chiave di lettura, sia della bellezza che della bruttezza. Quindi io pure ho sofferto la mia vita, non sto qui a raccontarlo, però ho pure vissuto, sono stata insegnante, quindi ho vissuto anche tanta sofferenza anche da parte dei bambini, dei ragazzi che nella scuola riuscivano almeno a trovare una risposta a famiglie che magari erano un pochino più lontane, non li seguivano come avrebbero voluto. Però voglio dire anche questo, non perdiamo mai l'accento, perché il bambino, anche se soffre, è sempre felice. Guardavamo una bambina della guerra di Israele e Palestina, una bambina che andava lì, io poi l'ho ricordato su Facebook, stringeva la sua bambola, perché proprio quindi di fronte alle bombe in cui si trovava, di fronte all'orrore in cui si trovava, la bambola, che potrà essere anche per me la mia poesia ora, è qualcosa che le dava coraggio di affrontare poi quella miseria e quell'orrore. Quindi la speranza consiste in questo. La speranza non è che non conosce la miseria o la paura, oppure anche ci ho metà tempo, no? Non va oltre questa speranza, non è che significa non conosce, ma significa cercare insieme. Ecco la risposta. La risposta io dico che è unica, è l'amore, cioè la scommessa universale in tutta la nostra vita, l'amore, in tutte le sue sfumature. Un amore che è sogno, che è proprio un valore, ecco, un valore che poi io la chiamo poesia, perché la poesia che per me è un approdo, ma per un altro è l'amore o la memoria di una persona amata. Ecco, tutti quanti. Io penso che. E poi il grande spettacolo in cui la visione si avvera, in cui tutti noi troviamo almeno una risposta, almeno una consolazione alla natura, quindi non è la natura oltre che le persone, quindi non perdiamo la fiducia,
siamo qui per ridare fiducia prima di tutto a noi stessi, e forse perché proprio l'abbiamo trovata, poi magari ci ha scoperta, speriamo anche se anche nel dolore eventualmente, però portarla avanti. Diceva qua Elio pure, unitevi non con loro che piangono, ma con loro che ridono, che raccontano storie. E non è unica coloro che vanno cammino a testa alta, anche se hanno gli occhi pieni di lacrime. E questo è che dobbiamo fare, dobbiamo aiutarci vicendevolmente, dobbiamo ascoltarci. E la scrittura, scrivere significa ascoltare, da obbedire, ascoltare. È un ascolto, la poesia è un ascolto, ascoltiamoci a vicenda. Quindi ascoltiamoci tutti insieme e trovare la risposta, ma la risposta è in quella comprensione, in quella amabilità, in quel confronto, ecco, gioviale, senza violenza, senza sopraffazione. Questo che ci aiuta a vivere. Io penso che veramente questo è bello, diciamolo ancora, bellezza salverà il mondo, io ci credo tantissimo, grazie. Anche la natura sta martoriando Genova da 2 giorni. La natura. Anche dove forse siamo molto cattivi. È cattiva anche la natura. Però... No, io volevo aggiungere solo una cosa, poi lasciamo parlare un po' anche Augusta e poi chiudiamo qui. Volevo dire che sono tendenzialmente d'accordo sul discorso del signore, il signor Guerri, non completamente quando parla di prolissità o di verbosità delle rughe, ma questo è un discorso personale, valutativo. Ma non per questi libri, Sì, sì, in senso generale ovviamente. E non sono d'accordo nel momento in cui parla della poesia di Augusta come semplice raffigurazione di un paesaggio edenico del ruscello della campagna. Non è questo. E se la città, che poi è quello che ci interessa, perché appunto gli incontri sociali, il rapporto con gli altri viene nella città, non avviene più nella campagna, se la città non è presente, e poi non è vero, perché comunque sia, anche Anna Maria ha detto della lirica in cui si parla della stazione, la stazione è il punto nevralgico della città, e quindi la città è in qualche modo presente. E se proprio vogliamo sostenere che non è presente quel senso della città, quindi dello scambio frenetico delle persone, delle comunicazioni, eccetera, io mi sento di dire, perché penso ormai di conoscere un po' Augusta tramite il suo libro, che è proprio una volontà stessa della poetessa, quella di ricercare come spazio di tranquillità, di pace, di ispirazione proprio nella natura. E quindi non è il tentativo quello di sopprimere quello che è appunto l'urbanismo e tutte le derivazioni commerciali, del marketing, eccetera. È proprio la volontà della poesia di acquisire un suo posto, un cantuccio personale appunto, che rende fertile sia l'ispirazione che poi la produzione poetica. Questa è un mio pensiero personale, ovviamente. Poi certo, sono d'accordo con lei nel momento in cui parla del bisogno della poesia civile, quindi l'impegno sociale dei drammi, di quello che avviene sostanzialmente tutti i giorni nella cronaca, e quella è tutta un'altra branca della poesia che fino a qui non appartiene, diciamo, alle nostre, la poesia civile, ma comunque sia è un'altra venatura della poesia in generale, perché la poesia ha in sé tante sfumature diverse. Quindi niente, era questo che mi premeva dire. Adesso ecco, vorrei lasciare un attimo la parola per le ultime battute a Augusta, parlandoci lei veramente, senza domande di sorta, se vuole aggiungere qualcosa, ecco, sulla serata o su appunto il significato della poesia, ma già ce l'ha detto abbondantemente appunto come qual è il suo legame con la poesia. Qualcosa che vuole aggiungere e confidare a noi qui questa sera? Grazie. Intanto, come ho detto prima, ripeto ancora, ringrazio tutti, ringrazio in particolare Anna Maria, una persona straordinaria, splendida. E la qui presente amica poetessa Luisa e Lorenzo è un ragazzo giovane straordinario, e questi veramente va un applauso perché sono delle persone meravigliose. Poi un grazie a mia nipote che mi ha accompagnato, Giulia, e il presidente qui presente, ma in particolare ringrazio voi là dietro, perché voi siete l'anima del nostro percorso. Siete voi, dicevamo prima, a me basta una persona che sia qui per me, e questo è un grandissimo dono, perché quella persona significa che vuol condividere con me questo mio percorso, ma questo mio sentimento soprattutto, non un percorso,
perché il percorso può essere di una serata, ma non è questo che mi interessa, è il fatto di conoscere quelle poche cose che ho scritto in momenti difficili che mi hanno aiutato a venirne fuori, anche se non totalmente, però penso che sia un po' un momento di tutti che viviamo, no? Tutti abbiamo momenti tristi, momenti belli nel percorso della nostra vita. Perciò io dico sempre, quando si hanno quelli tristi, non sopprimiamo quelli belli. Se una giornata è grigia, cerchiamo di trovare il rosa di quella giornata, perché comunque ogni mattina che ci alziamo dobbiamo dire grazie, perché vediamo quella luce che Dio ce l'ha messa lì, ce la trasmette per tutti noi, nel bene o nel male, perché non possiamo vivere sempre il bene, sarebbe assurdo, nel male che dobbiamo trovare la forza. Io dico sempre, non illudiamoci mai, ma la speranza va vissuta ogni attimo, perché anche nel buio è difficile, credete che per me non è difficile vivere nel quotidiano da sola, abito in un paesino di campagna, no? E delle quattro stanze bianche, vedo solo quelle, ed è triste, ma non è vero, perché io dopo che ho iniziato a vedere poco, ho trovato tanto amore, tanta solidarietà, e ho trovato quelle cose che prima non riuscivo neanche a sfiorare e a vedere. Nella mia semplicità ho incominciato a capire i valori veri della vita, l'amore, l'amore che dobbiamo trasmettere, dare un sorriso a chi ha una lacrima su quel viso, dare una stretta di mano a chi magari corre dalla mattina alla sera che non si sofferma niente, ma dare la speranza a chi nel cuore non ha veramente niente, perché è la speranza che dobbiamo dare, anche solo con un piccolo gesto, un sorriso, una carezza, è veramente un gesto bellissimo. Io l'amore che ho trovato in molte persone nel mio percorso di questa vita un po' al buio è l'amore che hanno le persone che hanno poco, perché è nell'umiltà che trovi la vera, il vero amore, la vera gioia, perché chi ha tutto non ha niente, sicuro, perché non ha l'amore. L'amore non sono i soldi, l'amore non è il benessere, ma l'amore è l'umiltà. Io sono umile perché non vengo dal nulla, sono orgogliosissima di essere figlia di contadini, non sono laureata, non ho avuto questa fortuna. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto da sola, però sono orgogliosissima di averlo fatto, perché l'ho fatto per amore. E dico grazie a quelle persone che mi hanno seguita e mi sono state vicine, che mi hanno sopportato anche, perché non è facile, no? È difficile, ma non è neanche impossibile. Io ho imparato anche a muovermi molto bene da sola, anche se, l'ho detto, vivo nel buio, però devo andare avanti. Allora, è un messaggio che vi voglio dare a tutti. Non vi arrendete a niente, perché la vita è un dono grande, e va rispettato e vissuto in ogni angolo, in ogni momento, ma soprattutto quando in quelle giornate buie non riuscite a trovare la luce. Pensate a chi soffre davvero e chi sta peggio di voi, così troverete la vera serenità e l'amore che avete dentro. Donatelo a chi non ce l'ha. Vi ringrazio tutti, ringrazio a tutti questi signori qui vicino a me che sono delle persone splendide, e ringrazio la presenza della mia associazione, la mia seconda famiglia, e dietro questo dico anche che io qui ho il mio libro in CD, praticamente letto da una ragazza non vedente, per chi lo vuole ascoltare che non vede. E parte del ricavato del mio libro va alla mia associazione, all'Associazione dell'Unione Italiana Ciechi Più Vedenti. Grazie a tutti, grazie a Firenze, e spero di ritrovarvi. Grazie mille, sarà ben accetto, e di nuovo buonasera a tutti, e grazie dell'ospitalità, del calore che date a chi viene fuori. Grazie.
Bene, chi è interessato, qui abbiamo due volumi delle due poetesse che saranno contenti di offrirveli, cioè sono in vendita, diciamo. Quindi io vi consiglio vivamente di prendere questi due volumi perché vi offriranno dei momenti di spunto e di riflessione durante la lettura. Beh, come Augusto ha detto, parte del ricavato va all'Associazione Italiana dei Poveretti, anche Maria Luisa si è adoperata per dare parte del suo ricavato all'Associazione Artistico-Culturale di Ennobio, che sono Mogherino. Qui abbiamo anche un rappresentante, però so che ti vorrà donare qualcosa e quindi tanto grazie anche per la vostra opera di solidarietà, di coraggio e di essere testimoni delle parole. Grazie. Grazie anche alle riviste letterarie di Liri Progressivi e Oterpe, che ci hanno presentato le persone di Lorenzo Spogliano e Maria Pecoraro. Grazie a tutti, grazie.